Quanto è importante l'integrazione in medicina? Il ripristino degli equilibri metabolici e la pulizia di tutte le tossicità, anche alimentari, sono la base dello stato di salute. Un corretto metabolismo è il cardine di un ottimo stato di salute sia per gli atleti che mirano a raggiungere grandi performance che per i pazienti che desiderano vincere contro la malattia. Come possiamo aiutare il nostro metabolismo a ritrovare il proprio equilibrio? Ce ne parla attraverso la sua storia il dottor Guido Porcellini. Benvenuto e benvenuta a Una Mela al Giorno, il primo podcast italiano di cura integrata per imparare a prenderti cura di te e vivere ogni giorno in salute e con una grande energia. Io sono il dottor Paolo Bruniera, fisioterapista, osteopata e health coach, ideatore del metodo Equilibrium, e mi occupo quotidianamente di migliorare la vita delle persone che soffrono e che stanno cercando una soluzione per aumentare il proprio stato di salute e superare la propria malattia. Oggi sto per intervistare il dottor Guido Porcellini, un medico che ha seguito atleti di fama mondiale nel basket, nel nuoto e in molte altre discipline sportive. Nonostante numerose e infondate accuse che l'hanno tenuto lontano dal mondo dello sport, ha continuato con passione a seguire i suoi pazienti e ancora oggi continua a farlo con dedizione e amore. La sua storia l'ha portato a sviluppare una malattia molto grave che è riuscito a superare completamente proprio grazie alle proprie conoscenze e alla capacità di accogliere e integrare nuove conoscenze mediche. Stai per ascoltare una storia intensa e vera di un uomo che ha superato la propria malattia e ogni giorno aiuta altre persone a compiere la stessa grande impresa. Ascoltiamola direttamente dalla sua voce. Purtroppo in questi giorni, visto il coronavirus, c'è stato un down delle linee internet e abbiamo dovuto registrare l'intervista direttamente al telefono, per cui il volume è estremamente basso della voce del dottor Porcellini, ma il contenuto dell'intervista è così bello che ho preferito pubblicarlo nonostante questo. Quindi alza il volume e buon ascolto! Benvenuti nella nuova puntata di Una Mela al Giorno e oggi qui con noi abbiamo un ospite al telefono che è il dottor Guido Porcellini. Buongiorno Guido e benvenuto nel nostro podcast. Buongiorno a tutti, grazie di questo fantastico invito. Sono contento di essere qua. Ecco, io con il dottor Porcellini, con Guido, mi permetto di darti del tu, abbiamo delle passioni in comune, che sono le passioni per la cura delle persone, per la medicina e la conoscenza dell'essere umano e per la medicina integrata. Io di solito in queste interviste, Guido, vado a parlare con chi ha accettato di dedicarci del tempo e di raccontarci la propria storia, di parlare sia di come la persona approccia alla cura, e il suo concetto, la sua idea di cura e di guarigione, e poi anche se ha vissuto in alcuni casi un momento di sofferenza che è riuscito ad affrontare e a passare. Io so che nella tua storia ci sono stati vari momenti per vicissitudini anche esterne, non create da te, che ti hanno portato a uno stato di sofferenza anche fisica, dalla quale poi sei riuscito a venirne fuori. Quindi hai avuto sia un'esperienza in termini di studio su come aiutare gli altri, ma poi hai vissuto su di te il concetto di integrazione, di come tutti i sistemi contribuiscono a dare la salute alla persona. Quindi io vorrei lasciarti la parola e vorrei che tu ci raccontassi un po' i punti salienti di quello che è la tua storia. Da quando sei, se vuoi, partito, e sei partito con entusiasmo, ti immagino all'università a studiare medicina, come poi ti sei trasformato, il perché hai scelto di aggiungere delle conoscenze sul tuo percorso e questo dove ti ha portato e cosa ti ha fatto fare. Innanzitutto vorrei fare una puntualizzazione. In realtà, per il modo in cui interpreto io la vita, che è il modo, appunto, come hai detto tu, seguendo i conflitti emozionali, la PLEI, la psiconeuroendocrinologia, la devi applicare anche te stessa. E quindi tu devi sempre considerare che sei sempre il responsabile di tutto quello che ti succede. Quindi anche cose che poi, da cui poi sei uscito bene, con onore, nonostante tutto, sono una tua responsabilità. Quindi il problema interiore, nel frangente di avere delle denunce, delle situazioni, delle cose controverse, è sempre vedere dove io potevo fare meglio, dove potevo migliorare, qual è stata la mia condizione che mi ha portato, qual è stata la frequenza che mi ha portato addosso queste situazioni, perché è lì che bisogna lavorare, le frequenze, noi quelle frequenze ci chiamiamo. Quindi, però questo l'ho scoperto appunto dopo 20 anni di lavoro
partendo, come detto tu, dall'università di medicina, prima diciamo mi sono laureato a Bologna, e poi avendo affrontato sempre la medicina guardandola anche da un altro lato. In questo devo dire il grandissimo, grandissimo e mai troppo celebrato Roberto Dall'Aglio, mio mentore, anzi io ci tengo a dire, nel mio curriculum scrivo che sono stato nominato apprendista stregone dal professor Dall'Aglio, così, perché con lui facevo nel 96, io dal 96 al 95, al 2001-2002, ho lavorato con lui in campo di ozonoterapia e mi ha fatto vedere come la medicina fosse veramente qualcosa di diverso da quella che ci insegnano all'università. Perché nell'università di fatto ti instradano, ti insegnano, ti condizionano a essere un, posso dirla una parola forte se vuoi, un servo delle case farmaceutiche. Se tu invece la medicina l'ami, ti appassiona, la prendi dentro, diventi uno che si serve di case farmaceutiche quando ne hai bisogno. E questo è stato il primo grande insegnamento della mia vita. Quindi Roberto Dall'Aglio è stato fondamentale, perché mi ha dato l'imprinting come le anatre. Sì. Hai visto la mamma? Scusa? Hai visto la mamma? L'hai riconosciuto nella guida? Sì, io ho avuto due fortune gigantesche nella mia vita. La prima è quella di essere figlio di mio papà. Mio papà, Adolfo Porcellini, ha fatto 286 lavori sui più grandi giornali del mondo in ambito ematologico. Quindi è quello che ha creato e ha fatto il primo trapianto in Italia di cellule staminali nella talassemia nel 1984. Ricordiamoci queste date, perché si parla adesso di cellule staminali come se fossero un'innovazione. Le fece la grande scuola di medicina italiana del trapianto di Pesaro, con Lucarelli e Adolfo Porcellini. Sì. Fisicamente era lui. Poi mio papà seguì molto più linfomi e le leucemie, però fece anche il primo trapianto al mondo di cellule staminali nel cuore. Voi capite che essere dentro una famiglia dove il livello è questo, è bene o male, non è che diventi bravo anche tu, però sei abituato a lavorare su quel livello lì. Certo. C'è quel livello, i cialtroni sotto ti annoiano dopo 10 secondi. Guido, mi stavi raccontando di come la storia di tuo padre ti ha condizionato sicuramente per certe frequenze che ti ha trasmesso, e poi l'altro personaggio che ha condizionato e ha cambiato un po' il tuo modo di approcciare la medicina è stato Roberto Dall'Aglio. Mi stavi raccontando lui, per poi passare a come tu hai preso queste conoscenze e le hai poi trasformate nella tua storia. Sì, allora, ripeto, Dall'Aglio, la bellezza era proprio Dall'Aglio, era a medicina competente, perché lui faceva parte dell'AIFA, quindi l'Associazione Italiana del Farmaco Italiana, quindi era uno di quelli che decideva i prezzi, i costi e la legittimità o meno di un farmaco, quindi conosceva perfettamente le istituzioni e la medicina, solo che era anche uno con un'apertura mentale mostruosa, per dire. Io, grazie a lui, nel 96 feci i primi trattamenti su di me, perché all'epoca non è come adesso, all'epoca ero un rugbista, quindi ho fatto 25 anni di rugby. Io. Uh-huh. Ovviamente qualche rimesso a posto ci stava bene. Feci per la prima volta il rolfing. Quindi la metodica di rolf. Sì, io ho fatto quello. Che poi è una metodica che è a metà fra l'osteopatia e la medicina tradizionale. Sì. Conosco, perché ho collaborato con una fisioterapista che faceva proprio rolfing, e cioè proprio tutto il protocollo è basato sull'integrazione delle conoscenze di quelle che sono le manovre osteopatiche e un approccio fasciale. E lì di fatto mi aprì per la prima volta anche all'osteopatia, conoscere cos'era, perché ricordiamoci che nel 94 96 eccetera erano ancora, diciamo, ai primordi, erano gli osteopati erano dei visionari. Sì, delle mosche rare in Italia. No, in realtà senza l'osteopatia la medicina non cura niente. Io non apro un ambulatorio se dentro non ho un osteopata, se no non ha senso per me, perché dare dei farmaci non è il mio mestiere, quello lo fa il farmacista. Io voglio fare diagnosi e curare le persone. Molto bene, molto bene. Quindi avevo i due aspetti, la medicina vista da tutti i lati di Dall'Aglio, che era appunto oltre, grande ozonoterapista, andò a Cuba a imparare l'utilizzo dell'ozono ai malati di AIDS, perché l'ozono, ricordiamocelo, in fase extracellulare uccide tutti i virus, azzera le coppie virali dell'AIDS,
non parliamo del coronavirus, che adesso vanno tanto di moda, lasciamoli stare. Sì. L'unica prevenzione o terapia veramente di alto livello, a parte quella in fase acutissima, che allora lì si usano delle parine a basso peso polmonare o dei farmaci particolari, tipo la clorochina, che è particolare, presentata come il salvatrice, l'evoluzione di... Ricordiamoci che la clorochina la inventarono gli inglesi per sconfiggere la malaria e portare il chinino a livello, diciamo, mondiale grazie all'acqua tonica. Sì. Poi ci facevano i gin tonic, perché l'inglese ha sempre questa caratteristica goliardica in più, però voglio dire, l'acqua tonica è nata per portare il chinino alle popolazioni. Quindi adesso ancora, dopo 200 anni, siamo ancora alla chinino, alla clorochina. Okay? Quindi, come vedi, i rimedi della nonna spesso li puoi anche ottimizzare, velocizzare, migliorare, però rimangono quelli migliori che ci possono utilizzare. Quindi visita, diagnosi, terapia, terapia annuale e poi eventualmente integrazione. Io sono ancora rimasto lì. Poi, fai bene, perché dico, ho avuto un'esperienza nello studio, ad esempio, dei bendaggi. Sono andato a vedermi le figure vecchie dei tiraossi qui nella nostra zona, come effettuavano i bendaggi e le manovre per manipolare i tessuti, e vedendole con gli occhi di una conoscenza diversa, integrandole, si vede come si possono utilizzare anche nuove tecnologie, magari nuovi materiali, per fare quello che stavano già facendo loro magari 80 anni fa, 100 anni fa. Tutti i principi comunque validi. Ma io ti dico lo stesso, ho guardato cioè, allora, la medicina quando è vista con occhi puliti non è mai conflittuale con niente. Cioè, una medicina fatta da, con sentimento, diciamo, come un amore, ti porta sempre nella stessa direzione, ma dipende da dove la prendi. Questo certo, perché un cinese lavorerà con i concetti proprio di energetici, no? Del fuoco, terra, acqua, eccetera. L'osteopata lavora con i piani fasciali, però sente sempre l'energia vitale. Il medico dovrebbe fare lo stesso. Guardavo l'altro giorno il testo massimo della storia dell'umanità, per me, che è quello della Travel per i trigger point, la Travel in Simmons. Sì, esatto, sì, ogni tanto lo guardo e gli faccio una genuflessione davanti. Guardi, nel Travel di fatto cosa fa? Stimola dei percorsi energetici nei punti di acupuntura, che lei chiamava trigger point, noi chiamiamo punti di acupuntura, degli altri li chiameranno quello che vuoi, ma in ogni caso sono arrivati tutti alla stessa conclusione: ci sono dei nodi centrali dell'organismo che, se tu sblocchi, fanno fluire energia, fanno fluire un percorso, sbloccano un nervo, come direbbe un medico, perfetto, ma alla fine fanno la stessa cosa. Quindi non importa da dove parti, l'importante è l'obiettivo che ti poni nell'arrivo, no? Molto bene, sono d'accordo con te. Ma anche un fisioterapista che fa una cosa diversa da un osteopata, però se decide di evolversi, in realtà si troverà a fare cose sinergiche con l'osteopatia, con la medicina tradizionale. Proprio per questo io uso, scusa, è una parola orrenda, io lavoro, collaboro con osteopati sempre, perché di fronte a un problema di intestino, ti dico una stupidata, io avrò sempre un problema di schiena, per forza, non ce n'è, avrò dei problemi fasciali, avrò dei problemi di emozioni. Quindi io posso partire dalla parte emozionale, dalla parte fisica, dalla parte fasciale, dalla parte energetica, non importa. L'importante è la centralità dell'organismo, che è come dire, condizionata da tutte queste informazioni che arrivano da tanti lati, ma che poi fanno di te quello che sei. Guido. Quindi un depresso sarà molto più sensibile alle infiammazioni e alle malattie rispetto a una persona che è in forma forza vitale. Viceversa, un malato che ha tante patologie, tante questioni, diventerà depresso. Cioè, gli oncologici sono tutti depressi, insomma, cioè, è una presenza importante, ma non sai se è l'uovo o la gallina, non sai se è uno il causa o l'effetto in realtà, perché noi siamo quelli, tutti insieme. Come hai fatto a diventare consapevole di quello che mi stai dicendo? Nel senso che è una visione integrata che di solito non compare nella formazione classica di un medico. Tu hai già parlato di personaggi importanti che ti sono stati vicino, ma come hai vissuto tu questo cambiamento, questa integrazione? Ma sai, allora, come tutti, i libri li possono leggere tutti,
Ma io dico sempre, scherzando con i miei colleghi, che non basta comprare dei libri, bisogna proprio leggerli, sennò non funziona. Anche la conoscenza che hai di fianco e che non ti viene instillata per assorbimento, devi metterla in pratica, devi lavorare. Io ho avuto la fortuna di fare oncologia a Parma e poi Ancona, con specialità, e poi in disaccordo con un sistema che era basato più sui protocolli che non sulla cura fisica del medico, del paziente, cioè nella valutazione vera del paziente, ma nell'applicazione dei protocolli, io sono uscito dall'oncologia rifiutandomi di dare la tesi di specialità. Per quello non posso dire di essere oncologo, ho fatto 6 anni di oncologia, ma ero un idealista allora, talebano della medicina, quindi ho detto che per me andava bene così. E sono uscito, avevo già i miei laboratori. Però questo, l'oncologia, devo dire, perdonami questo aspetto, diciamo, detto un po' forte, è stata una palestra importante. Perché in oncologia tu le mani nella pancia del paziente, glielo devi mettere, devi visitarlo, devi sentirlo, ma soprattutto devi avere un rapporto emozionale con lui che è oltre ogni branca che io abbia mai conosciuto, perché un pochino, sai, quando fai medicina giri, per dire, io ero oncologo, sì, diciamo l'oncologia, però sotto di noi c'era la virologia, quindi le guardie tu le facevi, una settimana veniva il virologo a stare in oncologia e la settimana dopo eri tu che andavi in virologia. Quindi quando sento questa situazione, quando vedo che sono diventati tutti esperti di virologia, di trasmissione virale, di pandemie, quando parlo con le persone, cioè che la massaia dice a me come funziona un virus, io lo guardo, allora ho sbagliato mestiere. No, sempre che c'è un detto, questo è bello, che dice che il fabbro sa fare il fabbro, il muratore sa fare il muratore, l'architetto sa fare l'architetto, ma il dottore lo sanno fare tutti. Ok? Bellissima. Non è proprio così, nel senso che ci vogliono delle conoscenze. Allora, quindi, anche lì ho applicato la medicina guardata da un altro lato, mettendo sempre gli aspetti emozionali e viscerali all'interno di un sistema più ampio. Questo mi ha fatto cominciare a capire, a vedere. E allora già in oncologia facemmo, feci, qui è il mio protocollo, un protocollo di sostegno del malato oncologico senza l'uso di farmaci nei defedati oncologici, e un protocollo di sostegno e attivazione nel post-chemio per i malati oncologici, tutto senza uso di farmaci. Il paradosso, ed è una cosa che spiego spessissimo nelle mie conferenze, è che il super malato, quindi chiamiamo l'oncologico, e il super atleta sono sottoposti a una serie di stress che sono compatibili, perché diciamo come se fosse un ombrello che finisce tutto nello stesso punto. Per cui abbiamo scoperto proprio lì, io che ero un appassionato di sport, facevo su di me, ma soprattutto cominciavo a seguire gente importante, perché nel 2001 ero già, 2002 credo, il medico che lavorava con il Viadana di rugby, lavoravo con le mie squadre di rugby, lavoravo con dei ciclisti professionisti, quindi facevo tutta questa trafila e cominciai ad applicare sugli atleti professionisti le metodiche antistress con sostanze naturali, e fui nel 2001 il primo al mondo a notificare l'utilizzo di acido lipoico N-acetilcisteina per utilizzare al massimo le potenzialità dell'acido lipoico. Vi ricordo che l'acido lipoico è una sostanza che stimola tutti i meccanismi di utilizzo dello zucchero in maniera insulino indipendente, che noi abbiamo normalmente. Quindi, utilizzando l'acido lipoico ad alte dosi, abbassi il bisogno di insulina anche nel diabetico. Quindi io lo usavo nello sportivo, pulire il sistema, perché pulisce il fegato, pulisce il rene, entra nel ciclo di glutatione, se non voglio andare al tecnico, ma comunque pulisce fegato e rene sempre, ti toglie, ti abbassa la glicemia, quindi ti normalizza la fase glicemica, ti migliora quindi la coagulazione, il flusso del sangue, eccetera, e soprattutto è nato negli anni 50 per le neuropatie periferiche del diabete. Quindi una sostanza del genere sarebbe da usare in tutti i diabetici del mondo, e non è una patologia sconosciuta, è abbastanza conosciuta. Questo non si fa. Sì, non è nei protocolli. Diciamo che non è nei protocolli. Perché? Perché non costa niente. Quindi questo è gravissimo per un farmaco. Se non costa niente non viene usato. Quindi, invece, lì ho cominciato a utilizzare nei malati di tumore, perché le glicemie con il cortisone e altre dosi si schizzano per aria. Ma poi negli antiossidanti, negli atleti,
voi considerate che la prima cosa che diedi alla Pellegrini quando ci siamo incontrati, perché lei aveva dei problemi di schiena, ci siamo incontrati così, era la Filippo Magnini, che era il moroso all'epoca, mi disse tipo dagli la mano Guido, io lo so che te lo... quindi andai da lei, ci conosciamo così, quindi io ho messo le mani in pancia e gli ho detto ma scusa te c'è problemi di schiena, il problema tuo è dall'altra parte, è la pancia, sei distrutta qua dentro. Quindi lei fece la prima dieta di pulizia del sistema gastroenterico che io usavo nei malati di cancro e gli diede il protocollo di detossificazione da Kenner, pensa. Che poi sono vitamine, antiossidanti e aminoacidi essenziali, niente di trascendentale, cioè, parliamo di... Però una volta che l'hai strutturato ci è voluto 15 anni per farlo, ma quando è stato fatto era fatto bene. Lei ne trasse un grande beneficio, anche perché aveva un osteopata, secondo me, all'epoca non all'altezza, che continuava a trattarle la schiena. Lui, quando gli ho detto, oh, ma mi lavori la pancia? Quindi è andato sul mese intero, ha pulito il colon, questa è rinata. Ma era stata l'unica volta in 20 anni di carriera sua che aveva smesso di nuotare per il dolore. Perché la Pellegrini si può dire tutto, ma che non che non sia un atleta di... coriacea. Sferico livello. No, ma è un livello che è piacevolissimo da affrontare con lei. Perché poi quello che funziona funziona, quello che non funziona te lo dice, è dritta per dritto, cioè lei sul nuoto è veramente unica, non unica ma insomma a alto livello. E quindi insomma ho cominciato ad applicare cose varie per esperienza personale, per opportunità particolare e per anche occasioni, che ti ripeto come ho detto all'inizio, le occasioni te le devi creare, nel senso che se hai una frequenza positiva e propositiva ti arriveranno proposte interessanti. Se invece sei chiuso nel te stesso, farai sempre quello che stai facendo, ma non evolvi. La medicina è evoluzione, soprattutto in questo periodo. Decisamente. Abbiamo bisogno di combattere la nostra battaglia. Cioè, la nostra battaglia deve essere la battaglia della libertà di cura. Invece ci stanno imponendo cure che non sono cure per legislazione, per legiferazione, ma che è una... follia. Stavi parlando prima dell'approccio con l'ossigeno ozono per ridurre l'effetto dell'attacco dei virus in generale sul corpo umano. Che protocollo, se si può dire, o se lo conosci, quello più diffuso, più efficace per quanto riguarda questo tipo di approccio? I protocolli con l'ossigeno ozonoterapia sono vecchi come il cucco, non scopriamo niente. Qualsiasi ozonizzatore che faccia la grande autoemo infusione, cioè la GAET, all'epoca la chiamavamo GAET, grande autoemo trasfusione, adesso viene chiamata grande autoemo infusione perché effettivamente non è una trasfusione. Infatti l'ozono viene fatto così, tu prendi 250 cc di ozono, quindi fai un prelievo che va in una boccia sterile, è tutto in circuito chiuso, il sangue non tocca né aria né acqua né niente, quindi è un tubo che va in una boccia sterile, da un'altra parte butti dentro una quantità di ozono, mescoli, il sangue si rivitalizza in maniera bestiale, diventa rosso brillante perché aumenta, sì, la questione. L'ho proprio visto in diretta questo. Ma io guarda, come posso, io lavorando a Treviso, vicino a casa tua, in un centro, posso fare il nome? Sì, sì, tranquillamente, non è un problema. No, perché lì c'è, ho voluto io, da Giancarlo Rebellato, ho voluto io che venisse fatto l'ozonoterapia. Gli certo. Ho chiesto espressamente, ci abbiamo impiegato un anno perché ci sono una serie di percorsi bestiali dal punto di vista burocratico, perché tutte le volte che utilizzi il sangue ovviamente bisogna stare attenti. Comunque lì noi facciamo questo, quindi è arrivato un medico amico mio che aveva lavorato con me, che venne a imparare l'ozono, pensa, da Dall'Aglio, 20 anni prima, 25 anni prima, con me, e io ero l'operatore di ozonoterapia, quindi, e lì abbiamo cominciato a farlo. Quindi per dire, uno vicino a casa tua, abbiamo questo e poi ne abbiamo degli altri, perché l'ozonoterapia normalmente si conosce per le infiltrazioni intramuscolari o intraarticolari che fanno anche gli ortopedici, eccetera. Certo. L'automotrasfusione funziona in maniera diversa. Qui tu prendi questo sangue e lo arricchisci di ossigeno e poi viene buttato dentro. Poi nell'organismo. Poi i protocolli possono essere a seconda della sensibilità del medico in quel caso lì. Quindi si fanno o 3-4 infusioni alla settimana per 3-4 settimane,
poi si passa 15 giorni, poi si passa uno al mese. Oppure, come facevamo noi con Dall'Aglio, che Dall'Aglio era decisamente più aggressivo, data la sua conoscenza e competenza, facevamo due infiltrazioni, una infusione, una ogni 15 giorni, per poi passare direttamente a quella mensile. Ma io ho visto epatiti, le sclerosi multipli, le patologie autoimmuni, tutte le malattie virali, ma anche molte batteriche che hanno una fase extracellulare importante soffrono tantissimo in questo caso le malattie. Quindi in quel caso lì è utilissimo. Ma il bello è che è ossigeno. Allora, l'ossigeno a noi non fa male, punto, fa solo bene. Quindi è una delle poche pratiche al mondo che non ha effetti collaterali. Io lo adoro. Se posso, ai miei pazienti consiglio a tutti di andare a fare ozono in vena, parlo sempre. Certo, certo. Allora, ma... i protocolli sono standardizzati, c'è in Italia, c'è la SIO, la Società Italiana di Ossigeno Ozonoterapia, che devo dire lavorano bene, a me piacciono, sono però molto cauti. Poi c'è qualcuno che è un po' più brillante, che ha una visione un pochino più spinta, ma insomma fa tutto parte di una pratica clinica ormai consolidata. Sì, io ho visto le prime autoemotrasfusioni così fatte 18 anni fa, qui a Treviso, sempre dal dottor Bertuol, che è un medico legale e un anestesista, e si occupa di terapia del dolore, anche lui ha approcciato l'integrazione medica, e ho visto le sacche di sangue come cambiavano proprio il colore immediatamente appena venivano infuse con l'ossigeno e l'ozono, e poi ho visto l'effetto sui pazienti. Mi stavi raccontando nella tua storia, siamo arrivati al punto in cui hai cominciato a passare dall'oncologia al trattamento degli atleti. Questo ti ha portato grandi soddisfazioni, hai parlato di atleti anche importanti, di nomi del nuoto che sono noti. So che poi questo ti ha per un periodo causato anche uno stato di sofferenza, nel senso che sei stato accusato di alcune cose che poi, delle quali poi sei stato completamente scagionato, e oggi hai ripreso la tua attività con i pazienti. Come hai vissuto da un punto di vista emozionale questo passaggio molto difficile, e cosa ti ha portato a vivere direttamente, perché so che questo ti ha creato anche uno stato di sofferenza fisica, e come poi sei riuscito a capire ancora di più tramite proprio la malattia che hai vissuto personalmente di come funziona l'essere umano? Ma guarda, io ti dico, innanzitutto partiamo dal presupposto che io non ho mai usato un farmaco anche consentito su un atleta. Per me l'atleta non deve usare farmaci, punto, finisce lì il problema. Quindi sono stato il medico più vincente al mondo per 15 anni di seguito, più vincente al mondo, non c'è nessuno che avesse vinto come me, e dico, cioè, due o tre perle, voglio dire, con le Olimpiadi con Giuliano Razzoli a Vancouver nel 2010, la medaglia d'argento di Korotishkin, cioè che era il capitano della nazionale russa di nuoto, a Londra 2012, con la Diane Swim Project di Andrea Di Nino, con cui collaboravo. Poi i vari mondiali, ho 78 medaglie all'attivo solo agli europei di nuoto, i mondiali solo Korotishkin, con noi ne ha 26, credo 4, 6, vasca lunga, vasca corta, eccetera. Ma poi il mio problema è che mi discordo, ho tre perle, sì, no, ma nel mio curriculum non metto gli studenti, capito come funziona, cioè non c'è bisogno, invece faccio il medico, ho lavorato con gli sportivi, ho vinto un po' di roba. Dopo è chiaro, se vinci le Olimpiadi non puoi essere uno scalzacane, perché lì ci arrivano certi, le Olimpiadi scremano parecchio, te lo dico. E non parlo di medici della federazione, perché i medici della federazione io ce l'ho un po' parecchio con loro, perché non si lavorare e non sono d'accordo con certe impostazioni, tant'è che quando arrivai lì alle Olimpiadi mi facevo vedere questa qui, la valigetta del medico, ci guarda piena di farmaci, questa la potete tenere, a me non serve di sicuro. E per me diciamo l'apice veramente qualitativo della mia carriera, lascia stare le vittorie con Razzoli, che il Razzoli era una condizione particolare, era un amico di una nostra grandissima, io la chiamo osteopata, ma lei faceva l'RPG a dei livelli, la Sara Soverini di Bologna, sì, che ha fatto la storia dell'RPG, e lei prima di morire, che morì di cancro, mi chiamò e mi disse, questa è la mia eredità, parlando di Giuliano Razzoli, che era stato buttato fuori dalla squadra nazionale perché aveva mal di schiena, che l'avevano spaccato con i carichi di lavoro, e lei mi dice, questo vince le Olimpiadi se lo segui tu. Ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a lavorare insieme, niente di trascendentale, però le Olimpiadi le abbiamo vinte.
Quindi c'è un'amicizia di fondo con Giuliano che andava oltre proprio il lavoro, il discorso sportivo. Ma soprattutto, ripeto, io non ho mai usato un farmaco in un atleta. Sono stato il primo a Siena, abbiamo vinto 6 scudetti a Siena, anche con me ovviamente, perché il dottore è quello che fa il medico in campo, ci vanno gli atleti, su questo non io. Però con Pianigiani, con Banchi e poi con Crespi, cioè tre allenatori bellissimi, abbiamo fatto la storia del basket europeo, perché come ranking noi siamo stati nei primi 8, poi più di tutte quelle europee. Sì, tieni conto che io, che anni erano quelli? Mi abbiamo pettinato un po', ragazzi. C'è stata una bella lotta. No, guarda, ascolta, in quegli anni dove io lavoravo con Pianigiani e poi Banchi, lotta in Italia non c'era, ti assicuro. Io ti dico, lo dico con orgoglio. Noi, perché poi tu sai meglio di me come dentro gli spogliatoi e dentro il briefing fra allenatore, preparatore, eccetera, eccetera, si parli di delle cose vere. Certo. Noi usavamo il campionato italiano come allenamento, perché lavorando nell'Eurolega per l'Europa, certo. Abbiamo fatto 8 anni fra i primi, 2 volte siamo arrivati nei primi 16, ma gli altri erano fra i primi 8 e i primi 4. Io, certo. Abbiamo fatto le Final Four e avevi un problema, facevi 93 partite all'anno, 93 noi facevamo, dalle 89 alle 93 partite. Una follia dal punto di vista fisico, riconoscerai con me, no? Di carico di lavoro per gli atleti è terribile. No, ma è terribile, ma soprattutto viaggi, cioè impazzisci, perché tu devi coordinare, cioè lo staff era distrutto la fine dell'anno, penso gli atleti, però lo staff doveva coordinare, che io prendevo, andavo in Serbia, dovevo trovare una palestra in Serbia, allenarmi in Serbia, perché il giorno dopo dovevo partire per Tel Aviv, avevo mezza giornata di riposo, giocavo la sera e poi tornavo a Siena a fare il campionato. Ma sì, per un atleta è una follia fare 3 partite in 5 giorni di questo tipo qui con questi viaggi. Quindi avevamo dovuto creare una struttura veramente importante e lì ho capito l'importanza, lì è stato proprio l'oltre livello del team. Cioè ho capito quanto fosse importante avere un team solido su cui mettere singolarmente le competenze. Infatti loro fecero un primo team della miseria, poi misero dentro dei professionisti della miseria e vi ricordo che insieme a me lavorava Vassallo, il dottor Vassallo, che voglio dire con Correco, credo sì, Correco era il medico della pallanuoto di là eccetera, ha vinto scudetti a profusione, Coppa Europa, quindi avevano preso prima un grande medico sportivo classico, su questo hanno messo dentro un medico che faceva l'integrazione, l'alimentazione, la clinica in prevenzione per migliorare le prestazioni sportive, che è stata la prima squadra italiana ad averla ed anche l'unica, sì, credo, perché quando poi si sono spostati a Milano, Milano mi disse: ah, ma noi abbiamo già i dottori, quindi non abbiamo bisogno di te. Per carità, però non ho mai vinto niente, guarda caso, no? Ha dovuto prendere 2 scudetti, li ha presi al Pero, in uno si è dovuto comprare Hackett a febbraio, perché se no non vinceva neanche quello e noi eravamo già allo sbando. Comunque diciamo che hai avuto buonissimi risultati e hai nel tuo medagliere delle ottime referenze. Sì, ma quello che ti dico, te pensa la cosa bella, su Siena gli ultimi 2 anni io misi, introdussi un altro step, un altro gradino evolutivo, questo è interessante per chi ci ascolta, cioè misi il medico, Cecilia Lucenti, che è un agopunturista di altissimo livello, quindi in fase acuta nelle nostre problematiche, pur di non usare farmaci, te pensa, poi dopo sono stato accusato di doping, io pur di non usare farmaci introdusi la figura del agopunturista nelle fasi acute e nelle alcune trasferte, quindi in trasferta sotto stress, con poco sonno, l'utilizzo dell'agopuntura per rinormalizzare le condizioni endocrine / psicologiche / emozionali e poi di performance. Certo. Noi avevamo all'interno di Siena l'agopunturista per mettere a posto le condizioni emozionali, che gli altri non sanno neanche di cosa stessimo parlando, ovviamente, perché loro era: c'hai male alla gamba, ti faccio l'infiltrazione. Certo. E paradossalmente, proprio tu che hai avuto sempre questa grande attenzione a non utilizzare i farmaci, a vedere gli aspetti globali della persona, del paziente, dell'atleta, paradossalmente proprio tu sei finito nell'occhio del ciclone. Beh, certo, ma lì
non per questo, perché no, guarda, nonostante tutto, i grandi vertici, uno come me, lo mangiano, lo masticano, scusami, ma lo cagano in 3 secondi, non c'è problema. A me le distruggono come non voglio, io sono un pesce, non piccolo, non sono neanche un pesce, però un girino, quindi non è il problema. E i risultati a questi non danno fastidio. Ha dato fastidio una cosa importante, molto importante secondo me, ed è stata una chiave di lettura interessante che abbiamo fatto in pochi. Io con Filippo Magnini, per con cui siamo amici, avevamo sviluppato un percorso di antidoping, cioè di portare veramente fuori dallo sport la medicalizzazione, ok? Quindi avevamo creato l'IM Doping Free, IM Doping Free, eravamo io, Giunta, lui, e per dire la Pellegrino ci aveva voluto entrare, non mi interessava, quindi eravamo proprio amici che lavoravano per una pulizia dello sport. Quindi abbiamo cominciato a fare delle conferenze, cose, eccetera. Ma allora, io con Filippo Magnini e Marco Bianchi abbiamo aperto un anno la conferenza iniziale, come dell'anno giudiziario dell'avvocatura di Milano. Cioè, voglio dire, abbiamo parlato di fronte a 430 avvocati, possiamo dire, no? Siamo andati, quindi l'importanza, per 3 anni di seguito, io sono stato, ma penso che anche quest'anno poi andrò. Quindi l'avvocatura di Milano, quando apre l'anno giudiziario della Cassa Forense, chiama me a fargli un aspetto sull'importanza della salute nei professionisti, okay? Per come lo sport possa essere utile, eccetera. Quindi abbiamo cominciato ad avere un seguito con questo IM Doping Free, che cominciava a diventare importante, importante. E poi lo presentammo al CONI, come dire. Sì, è là. Subito dopo averlo presentato al CONI, il giorno dopo noi eravamo indagati per doping. Sarà un caso, eh? Scusa la risata. Però IM Doping Free si è dovuto fermare per 4 anni. Adesso ho visto che hanno ripreso, io sono un po' fuori perché Filippo Magnini c'ha un'altra potenza economica, per bontà sua. Io di spendere tutti quei soldi per andare a Losanna a farmi togliere la squalifica, sinceramente preferisco darli ai miei figli o a mia nipote che è nata 3 giorni fa, e quindi ti faccio molto bene, credo che sarà una bellissima esperienza. Ok, no, niente, quindi insomma la vita è così. Quindi tu ricordi questo, tutto quello che ho fatto è sempre stato senza farmaci. Mi senti, scusa? Certo. Ah, ok. Allora, quindi da lì c'è piovuta sulla testa questa accusa di doping, ma con dentro, poi dopo il problema è che le accuse sono incredibili. Poi magari ne devi togliere il 99%, ma intanto ti arrivano dentro delle cose di spaccio di droga, vendita di farmaci, acquisto di farmaci scaduti all'estero, organizzazione a cercare di divulgare il doping in Italia. A me, che ho detto, ma che buono, non uso un farmaco da 22 anni. Quello che a volte quello che a volte accade è che sei più accusato dalle persone esterne su base di presunte accuse, quindi non è che sei stato dichiarato colpevole, ma l'azione di chi parla di te, dei giornali, delle istituzioni, a volte ne parla come se tu fossi già stato condannato e perché quei reati fossero realmente stati fatti, cosa che invece non è accaduta alla fine. No, ma io ti dico, ho fatto un esempio diverse volte, che è stato quello di acquisto di farmaci scaduti all'estero e diffusione sul territorio italiano di questi farmaci, che vuol dire che io vado fuori dall'Italia, compro farmaci scaduti e li vendo sotto banco a atleti o a pazienti. Ma voi ve li immaginate che cosa vuol dire una roba del genere? Cioè, un medico della tua portata che avevi già un giro di pazienti impressionante, che non avevi proprio bisogno di mettere a rischio la tua professionalità. Guarda, allora, la vita umana non ha fine, quindi quello sarebbe una giustificazione poco valida. Ma il discorso è che io non uso farmaci, non prescrivo farmaci, non ho niente al mondo a che fare con quel sistema, e invece vengo accusato. Ma il problema gigantesco per i nostri avvocati che ci hanno fatto, io cito sempre Francesco Manetti del Foro di Ravenna, che è stato il mio avvocato e nei momenti
crudi, di difficoltà, perché è stato veramente difficile, veramente difficile. Lui ha lavorato anche gratuitamente, perché io c'è stato il momento che non riuscivo a arrivare alla fine del mese, da uno che guadagnava insomma uno stipendio importante. Certo. Quindi in quei momenti lì è stato fondamentale di nuovo avere uno staff, avere qualcuno che ti sostenesse. Io di fianco ho avuto la mia compagna Cesarina Zinetti, che se non ci fosse stata lei, che lei è un'esperta di yoga, tai chi, cioè che mi mettesse in quadro, bilanciasse, cioè se non avessi avuto questo gruppo di persone intorno a me, ma io sarei in galera in questo momento, perché non riesci, è una pressione quella che ti mettono addosso con i giornali, che ti indicano i capi di imputazione, non le condanne. Allora, quando io sono stato assolto da tutto, dopo 5 anni con Filippo che ci hanno massacrato, è venuto fuori un articolo su un giornale di Pesaro dove c'era scritto nessuna prova, che è vero, no? Ok? Ma è un articolo contro 4-5 anni di fango tirato addosso. E voi capite, per un professionista che lavora nella libera professione, eccetera, cosa voglia dire? Cosa vuol dire che tu hai avuto 150-200 articoli negativi dove si metteva in evidenza, con poi articoli dove si diceva che picchiavo mia moglie, che vendevo la droga, che mangiavi i bambini, i cimiteri, i cadaveri, cioè tutto questo, tutto buono. Poi c'hai nessuna prova. E quindi un articolo. Il danno, allora, a parte il danno economico, che è gigantesco, voglio dire, alla mia età, dopo tutto quello che ho fatto, te dici un po' di serenità per poter scegliere cosa fare o non fare, grazie a ambulatori, stabili, eccetera, dovresti averla. Invece siamo dovuti ripartire da zero. Io in luglio di 2 anni fa, avevo in lista 0 pazienti. Nel momento culmine, no, delle inchieste, eccetera. Certo. C'era gente, normalmente, voglio dire, per quanto sia, ma io sono andato su Sky America con Filippo Magnini, indagati per doping. Quindi mi chiamavano, tanto gli amici c'erano in tutto il mondo, quindi da tutto il mondo, oh Doc, ma che cazzo succede? Ti ho visto su Sky America, sulla CNN, in tutto il mondo siamo andati. Ma quando c'è stata la soluzione, noi non siamo andati in tutto il mondo, te lo garantisco. E questo è un disastro. Questo è stato uno degli aspetti fondamentali, che vivere un periodo di stress proprio in overboosting completo per 4 anni ha creato dentro di me una patologia cardiaca gravissima. Cioè io avevo un'ipertrofia cardiaca sottoventricolare, adesso non la spiego nei dettagli, comunque era non curabile. Quindi mi metto a sedere alla cardiochirurgia di Padova, che è lì di fianco a casa tua, quindi sì. Insomma, sai che non sono proprio dei ragazzetti, il cuore lo conoscono piuttosto bene. E il cardiologo mi dice: Doc, mettiti a sedere, ti devo dire 2 cose, metti a posto le tue cose, sistemi i figli, se vuoi aspetto a fare la diagnosi, facciamo un'assicurazione che almeno qualcosa ti dà, perché hai 2 anni di vita. E come 2 anni di vita? Questo è più o meno, funziona così sta roba qua. Con me ha parlato schietto, no? Minchia, è a posto. E da lì è partita la mia risorsa, la riscossa in ambito, come dire, civile, fisico, emozionale, e mi ha dato un altro livello di conoscenza. Quindi ogni cosa che vi capita, io questo è un consiglio che do a tutti, qualsiasi cosa vi succeda, vedetelo sempre come un'opportunità. Anche di fronte a c'hai 2 anni di vita, io ho visto un'opportunità di sviluppo, ho detto io non vi do ragione, non gli ho creduto, non ho voluto credere a questa roba qua. Cosa ha implicato? Che ho dovuto cambiare il mio stile di vita, abbiamo dovuto fare delle cose diverse. Ho preso Cesarina, ripeto, la mia compagna, mi ha spiegato come cominciare a meditare, fare 2 cosettine, essere più centrato, lavorare su di sé. E soprattutto, questo è, ci tengo a dirlo perché nella mia vita è stato fondamentale, la conoscenza con Marco Fincati, sì, che è l'ideatore del metodo RQI, il riequilibrio quantico integrato, che mi ha bilanciato i conflitti. Allora io, da medico, non sapevo di cosa stessero parlando quando ho parlato con RQI, bilanciamento, energia, robe, di cosa parliamo. Bene, lui mi fece la prima seduta di RQI,
sua, fatta da lui, e io il mattino dopo, mentre guidavo proprio da Parma a Mantova, mi ricordo ancora adesso, uno stradone lungo, feci un grande respiro e mi senti per la prima volta ho sentito, ma io stasera sei libero, puoi fare quello che vuoi, puoi uscire con gli amici, ma ci sta meglio di te. Cioè mi è arrivato un pensiero, ma perché? Perché aveva cominciato a scalfire quello scafandro di schifezze, di roba, di nero che ti stava opprimendo, perché tu la tua vita la vedevi solo come avvocati, cercare le carte, guardare le condanne, i giornali, vedevi solo questo, no? Uh-huh. E Marco mi bilanciò un conflitto, cominciò con 1, 2, 3. Allora io ve lo dico, io ho fatto 5 sedute in 2 anni di RQI, quindi che vuol dire stare un'ora con un operatore tecnico. Bene, quando sono andato a fare, dopo 2 anni e mezzo, quindi ricordo le date perché sono 6 mesi dopo la mia data di morte, perché mi hanno dato 2 anni prevista. Io a 2 anni e mezzo sono andato al Bufalini di Cesena, quindi ritorniamo in centri di eccellenza cardiologica, non parliamo di pizze fighe, parliamo di gente che... E mi mise l'ecocardio davanti, aspetto un po', poi riguardò, mi ha fatto un'ora di ecocardio, ho detto, ma non è possibile. Perché? Perché c'è il cuore che è ritornato normale. E ti ricordo che io ho scoperto la problematica cardiaca perché il cuore mio era così grosso che mi chiudeva l'esofago e io non riuscivo più a mangiare. Quindi per ogni boccone dovevo buttare giù un bicchiere d'acqua perché non passava. Pensa, no? Quando questo era guardato che si era normalizzato senza tamponare, la clinica direi di lasciarlo perdere, sì. In ogni caso era ritornato normale, la prima roba che mi hanno detto è non è possibile. E che la risposta è stata per te non è possibile. Per me sì, sono vivo, non è possibile. No, ma è stato bellissimo, ma non è possibile, per te, per me sì, io sono vivo, qui va bene. E nell'arco dei 2 anni successivi io non ho usato farmaci minimamente, ho fatto la coronarografia adesso, che mi ha detto, il cardiologo non sapeva la mia storia, quello che ha fatto la coronarografia. L'esame. Però me l'ha guardato e mi ha detto, ah ma te qua c'hai un cuore d'atleta, non muore mai di infarto. Andiamo bene. Però questa evoluzione. E quindi la grande cosa è stata ovviamente comprendere che vivere di stress vuol dire uccidersi. Ok? Questo è stato fondamentale. Ovviamente tutta la mia parte di integrazione io me la sono fatta dal punto di vista personale, che poi era la stessa che ho dato alla Pellegrini, a Magnini, a Razzoli, eccetera, eccetera. Loro erano atleti che creavano lo stress facendo un allenamento costante e continuo di alto livello. Io ero uno che mi allenavo, fra virgolette, con lo stress, con tutte queste bordate che mi arrivavano in giro. E quindi, nonostante tutto, mi sono, diciamo, nutrito come se fossi stato un atleta di alto livello dal punto di vista proprio dell'integrazione. Quindi vitamine, omega 3, tutta la parte di sostanze che possono essere utili nel bilanciamento dello stress. Tant'è che io ho fatto anche un'azienda, io lo dico così perché è la mia creatura, però ho creato un'azienda che seguisse le mie formule con il top degli alimenti del mondo. Adesso non dirò il nome perché sennò mi sembra di fare pubblicità, non ho voglia. Guarda, tranquillo, però... tieni conto che queste interviste che facciamo non sono un modo per fare pubblicità alle persone, ma per far sì che chi ne ha bisogno possa trovare la propria strada. Quindi metteremo in nota all'episodio tutti i riferimenti per trovare te, per le strutture dove lavori e per trovare i prodotti che tu puoi consigliare e anche magari per trovare il protocollo di detox che utilizzi con gli atleti, se devono venire da te o se possono trovare da qualche parte. No, ma allora io ho fatto la Overhealth, che poi il sito è www.overhealth.com. Allora, lì io ho preso questo imprenditore che è guarito grazie alle mie cure, e pensa, la vita è stranissima, è bellissima. È tornato da me, dopo 3 mesi mi disse, guarda che tu sai fare il medico, io so fare i soldi, facciamo qualcosa. Io mi risposi, guarda che con me i soldi non li fai, garantito, perché conosco il problema di integratori, eccetera. Però se tu vuoi fare qualcosa che sia a disposizione delle persone,
che abbia un livello di qualità al di sopra del possibile dubbio, del top di gamma, se vuoi fare una roba del genere, io ti faccio le formule. Però ci deve essere solo top del top delle materie prime in assoluto, perché queste robe vanno a malati di tumore, cancro, malattie autoimmuni, eccetera, eccetera, e anche agli atleti che nonostante tutto hanno una certa sensibilità. E questo implicava l'utilizzo di materie prime che avevano un costo enorme, perché io volevo le stesse materie prime che chiuso in ospedale, cioè roba seria, di alto livello. Ci pensò due mesi. Dopo due mesi Nene mi disse: si può fare, ce lo possiamo fare. Al che gli dissi: ok, c'è un problema, io voglio il 20%. E lui mi disse: vabbè, ma come il 20% per te? No, non per me. Non mi interessa, non vendo farmaci, non vendo prodotti. Il 20% lo devi mettere a budget per tutti i malati seri, quindi oncologici, con gente a rischio di vita, che non ha budget per potersi comprare queste robe qui. E io, se ti scrivo sotto gratis, te la mandi gratis. Se riesci a fare questo, io ti faccio la linea. Grandioso. Ci sono due mesi, perché a un imprenditore digli di dare la roba gratis piuttosto gli tagli una gamba. Bene, quindi adesso abbiamo un'azienda che ha le migliori materie prime del mondo, e se qualcosa di meglio viene fuori dopo un mese è dentro anche quel di nuovo da noi. Cioè, non siamo in competizione con nessuno, abbiamo una qualità così alta che non possiamo avere un commerciale, perché i commerciali implicano dei costi. Per cui, beh, tu considera che un prodotto normale, se esce da 5 euro dalla fabbrica, sai, 10 diventa il magazzino di zona, 20 il distributore, 40 rappresentanti, in farmacia va 80. Quindi 5 euro di prodotto tu lo paghi sul mercato a 80 euro. Inaccettabile per me, inaccettabile. Quindi quando tu esci con un prodotto che costa 25 euro, quella strafila lì non lo puoi fare, perché andrebbe a costare 500 euro a confezione l'acido lipoico, chi lo prescrive? Allora noi abbiamo bypassato tutto e facciamo solo vendita per super professionisti nei vari settori. Chi ha voglia di utilizzare quel prodotto lì, lo prescrive, glielo mandano a casa, eccetera. In questo abbiamo, almeno io e altri medici come me, abbiamo a disposizione materie prime che gli altri neanche si immaginano. E questa è stata la mia grande vittoria. Cioè l'utilizzo dell'integrazione di alto livello, portata a disposizione di tutti, senza il gioco delle case farmaceutiche. E questo per me è un orgoglio. Ti ripeto, ho dei pazienti, però devo scegliere io, perché se lo diciamo prima, sì, al paziente non c'è uno che non ne abbia bisogno, no? Tu lo sai, come medico, certo. Capisci, vedi. Anche perché quelli che ne hanno più bisogno in genere vengono da te, conta gli spiccioli per pagarti la visita e non dicono niente, e hanno la dignità della, fra virgolette, della difficoltà del momento. E ripeto, ci sono stato in mezzo, perché io per un anno ho avuto difficoltà a pagare le spese, avvocati, cose, quindi sai quando devi fare i conti con i 30 euro, i 20 euro da dire oddio adesso? Bene, quindi quelle lì, allora in quel caso io scrivo sotto gratis. Arriva il paziente che rimangono tutti stupiti, quindi è un modo che ho io per dire, per pagare un karma, secondo me, siamo stati nonostante tutto molto fortunati nella nostra vita. Decisamente. Cose che gli altri neanche si immaginano, ho viaggiato in tutto il mondo, con la mia ex moglie abbiamo fatto le Olimpiadi mondiali, europei, ed essere in quei posti, in quei momenti, poi fra l'altro, fra virgolette, non da VIP, ma da persona che passava i cancelli e andava dentro gli spogliatoi, che è bellissimo vedere lo sport a quel livello, fatto in quel modo, lì dentro. Quindi io mi ritengo una persona che dalla vita è stata baciata. E diciamo, a un certo punto mi è stato fatto riprendere la via, che bisogna rimanere sempre molto umili, tranquilli, senza partire, senza darsi tante aria. Quello che ho vinto nella vita l'ho vinto. Non l'ho vinto io, ripeto, l'hanno vinto gli atleti, perché in campo ci va l'atleta, ci va il dottor. Quindi io ho partecipato a vittorie inimmaginabili, bellissime, perché vincere le Olimpiadi è qualcosa di unico, e auguro a tutti i professionisti in questo campo, per i loro come vogliono esserlo, ma di vincere una volta le Olimpiadi. Cioè, lo auguro veramente a tutti. So che è difficilissimo, perché è una cosa impossibile. Certo. Però che deve essere un'esperienza molto bella. Molto bella. Pensa che ero lì a Vancouver quando Rossoli ha tagliato il traguardo, ha dato 60 centesimi di secondo a tutti. A me, mia moglie,
ti faccio un aneddoto. Quando Razzoli taglia il traguardo alle Olimpiadi, c'è in tutti i jingle delle Olimpiadi del mondo, da sempre, perché è bellissimo. Lui taglia il traguardo, si gira con le braccia alzate, sapendo che già aveva vinto le Olimpiadi prima ancora di guardare il cronometro, si gira con le braccia alzate, sulle bacchette, ridendo, e la telecamera taglia e va sopra sugli spalti, dove c'è una bandiera tricolore che salta, perché chi la tiene è dietro la bandiera, beh, quella è mia moglie. Perché quel giorno pioveva, era un caldo bestiale, primo anno nella storia del Canada che non c'era la niente, era una follia, è stata quella di Pieri, ma di una bellezza. Vancouver, fra l'altro, mi rimarrà nel cuore tutta la vita. Però sono ricordi. Sì, decisamente, però hai vinto la battaglia più grande, che è quella del aver portato avanti quello che è l'immagine tua, la fiducia e la voglia di portare avanti le cose in cui credi, e di aver anche superato un problema fisico importante, e attraverso quello aver compreso ancora di più di come funziona l'essere umano e quelle che sono veramente le cose importanti nella vita di un essere umano. Ti dico, l'idea della medicina funzionale, della medicina a 360 gradi, secondo me io sono ancora al primo gradino della mia scala. Da adesso comincio ad avere un'esperienza, un background così alto da poter mettere dentro, come dire, ancora carne al fuoco ma soprattutto per collaborare con. Allora, quando mi parlano di osteopati, qui entro nel tuo mestiere, dico, io ti mando dall'osteopata, dice, no, ma lui mi ha trattato la schiena. Ho capito, ma... il resto? Il cranio sacrale, la fascia? No, lui è un osteopata, fa solo l'articolare. Ecco, allora non è un osteopata. Decisamente. Perché l'osteopatia, insegnami, però è sempre cranio sacrale, viscerale, osteoarticolare. Se non fai tutti e tre i passaggi in ogni singola seduta, lasci un pezzo, per cui dopo l'organismo mi torna in compenso. Quindi adesso, una volta mandavo dall'osteopata, adesso mando dagli osteopati che voglio io, quelli bravi, però devi avere anche sbagliato, aver visto condizioni che non andavano bene, come tutte le cose del mondo. Chi è che non sbaglia? Cioè, magari. Ma quello ti dico, sono passaggi obbligati nel processo di apprendimento, la consapevolezza dei propri limiti e del fatto che dobbiamo sempre andare oltre, continuando a studiare, a formarci, come hai detto tu adesso. Tu sei al punto di partenza, adesso sei pronto per accogliere ancora nuova conoscenza, e credo che sia l'atteggiamento che deve avere ogni terapeuta. Ma soprattutto non avere paura, ragazzi, io lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, che ci fanno un mestiere che implica la salute delle persone, non aver paura di inviare i pazienti a chi è capace di gestirli. Cioè, se io vengo da te e tu mi dai il consiglio di andare da quel professionista per gli occhi, perché tu non tratti gli occhi, perché non fai visual training, bene, il prossimo consiglio, se quello da dove l'hai mandato è bravo, e quindi risolve il problema agli occhi del paziente, quel paziente, il prossimo consiglio, te lo chiede ancora a te. Esatto. Quindi togliamo la paura di perdere le persone, perché risolviamo la loro difficoltà magari intervenendo con un altro professionista e dando un contatto utile. Ma Divano, perché tu diventi un punto di riferimento per quel paziente, quindi il tuo obbligo è conoscere persone di qualità. Questo è il nostro obbligo da professionisti, come dire, funzionali. Quindi io, se devo mandare uno a fare gli esercizi degli occhi, faccio un nome a caso, lo mando da Vittorio Roncaglia, Cervia, quello che ha inventato visual training, o... da qualcuno che ha una garanzia per te di qualità del lavoro. Ma soprattutto che la pensa come me. Quindi se il paziente, per dire, dopo aver fatto una visita diagnostica, è di Treviso, lui chiamerà e ti dirà un nome di uno che ha fatto tutti i corsi con lui, eccetera, eccetera, che la pensa come lui, che ha quella capacità, ti dirà, guarda, non venire da me, che spendi un sacco di soldi solo per il viaggio, perdi una giornata, vai da quello, noi lavoriamo così. Dico che... quando ho bisogno di un osteopata, non ti dico che devi venire sempre a Treviso da te, se uno di Perugia, cercherò uno di Perugia. Esattamente. L'obbligo a monte della mia visita è conoscere gente di Perugia all'altezza, da poter mandare dei pazienti in modo che loro siano contenti. Quindi il nostro deve essere un lavoro che comprende anche conoscenze, interconnessioni, amicizie, valutazioni, per poter essere sempre al massimo nel consiglio al paziente. Cioè, il paziente è quello, ragazzi, che ci dà da mangiare, per cui merita il rispetto assoluto, andando nel pratico. Non possiamo
mandarlo dall'amico dell'amico perché è un amico. Non funziona così, perché il paziente viene maltrattato in quel modo lì. Invece tu devi avere un rispetto sacro per il paziente, lasciando stare i giuramenti di Ippocrate, queste cose qua che sono più coreografia che sostanza, perché tu non hai bisogno di giurare a Ippocrate per far bene il tuo mestiere. Cioè, il tuo mestiere lo devi far bene a priori, Ippocrate, ok? Sì, devi essere coerente con te stesso e con le cose in cui credi, così sei allineato e puoi essere sempre in salute. Quando tu metti le mani su un paziente, lo sai meglio di me, no? Ovviamente, anche perché voi siete quelli che insegnano a noi come si fa quel tipo di manipolazione. Te gli metti la mano tra il diaframma, il duodeno, gli tieni di fermo la mano. Dopo 20 secondi tu sai che emozioni ha, che giramenti di scatole, se c'ha la rabbia, se sta scaricando, giusto o no? Sì, è difficile da dire a volte, perché ti dicono: ma cosa fai? Il mago, ti sei appoggiato sulla pancia e ti sei addormentato, no? Sto ascoltando un mondo e tu non hai idea di quanto profondo sia. Esatto, ma io ti dico, Mario Vella è un amico carissimo che ho conosciuto perché giocava a rugby nel Viadana, campione d'Italia con Rovigo, cioè, quindi una bestia. Adesso lui ha fatto tutti i danni 20 minuti ed è il responsabile di tutto questo giro, ma è un preparatore atletico molto bravo. Contemporaneamente è anche un osteopata. Allora, l'ultima volta che mi ha trattato, mi ha messo le mani in pancia dopo aver fatto tutto, pensa, le assoluzioni, cose in tribunale. Mi ha messo la mano in pancia, la prima roba che ha detto, non mi ha detto sei teso, non teso, c'hai gonfiore, c'hai dolore, mi ha detto: Guido, ma ti è passata la rabbia? Cioè, quindi un osteopata di alto livello, come, cioè, stiamo parlando fra questi, ti mette le mani in pancia e capisce se sei arrabbiato o no, se sei deluso, se sei in fase di risoluzione di un conflitto. Quindi l'osteopatia è qualcosa di profondissimo, se la sai fare, ma è è impossibile non usare, per un medico che abbia voglia di fare la medicina funzionale, un osteopata o un, diciamo, come dire, manipolatore. Perché io lavoro anche, te pensa, con la dottoressa Seccafien, proprio lì da Rebellato, sì, che lei ha fatto tutti i corsi e lei c'ha il livello più alto di tutto il percorso di Naderbutt, no? Sì. Allora, anche lei, che è una psicologa di fatto, no? Okay? Ma loro, questi ti guardano, ti fanno due test energetici, ti beccano robe che ma neanche tu sai di avere. A livello emozionale parlo. Sì. Quindi, beh, il concetto è fighissimo. Il concetto di integrazione non va solo nelle conoscenze. Si integrano anche professionalità diverse che fanno parte di chiavi di accesso allo stesso essere umano e devono poter lavorare insieme. Ma allora, tra l'altro, c'è una legge dell'attrazione, no? Si chiama in fisica quantistica, che non è vero che, no, gli opposti si attraggono, quella è una cazzata, si attraggono i simili. Quindi se tu emetti una certa frequenza, richiamerai intorno a te persone di quella frequenza. Per quello, se vivi nella rabbia, troverai intorno persone arrabbiate, tutti incazzati, di più, e te vivi nel casino. Quindi la prima roba in una condizione di rabbia è pulire il sistema, scaricarlo, meditare, fare tai chi io lo adoro, perché mette in condizioni l'organismo di fare dei riequilibri energetici unici. Io vedo mia morosa che fa le lezioni online, poverina, adesso, perché siamo, certo, in questa follia collettiva, questo delirio che ci è capitato addosso per fare dei soldi dei miliardari che sono già miliardari. Ho capito che cacchio ci faranno mai questi soldi. Comunque, in tutto questo ambito noi ci troviamo in una condizione dove dobbiamo riequilibrarci energeticamente. Quindi lei fa le video lezioni online e la vedo lavorare, ma solo guardare uno che fa tai chi, che si muove in quel modo lì, con quelle posture eccetera, ma ti rilassa. Esatto. È la stanza dove lei ha fatto un'ora di lezione, tu entri dentro, ti è come se facessi una sauna, emozionale, è fantastico. E questi aspetti qui li sto conoscendo ora, perché sono solo un,
diciamo, un neofita di tutto questo. Grazie, grazie Guido. Adesso andiamo in chiusura perché è tantissimo tempo che stiamo conversando e mi ha fatto un enorme piacere soprattutto sentire le ultime parole tue che hai pronunciato, in cui emerge una grande umiltà e una grande voglia di conoscere e di metterti ancora in discussione per poter portare sempre di più a quelli che sono i pazienti che da questo momento in poi incontrerai sulla tua strada. Proprio per questo, nelle note all'episodio metteremo i tuoi contatti, i tuoi studi, i tuoi numeri di riferimento dove poterti trovare e anche i siti internet dove poter vedere i tuoi protocolli e poter accedere anche ai prodotti di cui abbiamo parlato. Io ti ringrazio per tutto il tempo che ci hai dedicato e per tutta la passione che ci hai comunicato e per aver avuto il coraggio di condividere ancora una volta la tua storia e la tua testimonianza. E ti mando un grande abbraccio e spero di sentirti presto, magari con nuovi aggiornamenti o novità su alcuni metodi e approcci specifici alla salute delle persone. Sì, no, ringrazio a te di questa possibilità che mi dai, perché non è facile trovare gente aperta come te che sia disposta a sentire l'altro lato. Io sono sempre a disposizione, sono felicissimo di fare queste interviste, perché con la gente competente è sempre bello parlare, come abbiamo detto, e a parte la mia storia personale, se vogliamo anche nel futuro organizzare dei broadcast su argomenti specifici, possiamo divertirci sicuramente. La prendiamo sempre in amicizia, mettendo dentro consapevolezza e competenza, però l'importante è star leggeri. Straordinario, hai esattamente ragione. Anche a me piace lavorare così. Va bene, salutiamo tutti, buona giornata a tutti, alla prossima, martedì prossimo. Ciao Guido. Ciao. Se questo podcast ti è piaciuto e ti è stato utile, condividilo con i tuoi amici e lascia una recensione su iTunes. Questo mi aiuterà a rendere questo podcast sempre più visibile, raggiungendo e aiutando un numero maggiore di persone. Inoltre ti invito ad iscriverti cliccando sull'apposito tasto, così sarai sempre aggiornato sulle nuove puntate. Se ti va, puoi seguirmi anche sulla mia pagina Facebook, su Instagram o sul mio canale YouTube, cercando Dottor Paolo Bruniera, oppure sul mio sito www.paolobruniera.it, dove potrai trovare tantissimo materiale utile da scaricare per aiutarti a vivere ogni giorno in salute e con una grande energia.